fascismo, puro fascismo. Io ti faccio ascoltare un bomber, poi voglio chiamarlo, un tizio sull'internet che si chiama Dacco, è di Lodi. Dice che l'ambulanza con la X degli Illuminati, significa, sai, le ambulanze che hanno la X degli Illuminati, è crociati, sì, e stalinisti. Senti. No. Bellissimo. Allora vi faccio vedere l'ambulanza, la vedete l'ambulanza? Per farvi capire che sono, è tutto pilotato. Allora c'è la X, tu per dire X devi dire ICS, come vi ho detto, I di Illuminati, C di crociati, S di satanisti. Ma secondo voi, giusto, è normale che un'ambulanza che porta i feriti abbia come emblema il serpente, che nella Bibbia il serpente è Satana? Ma ragazzi, è tutto il mondo, capito? Io l'ho spiegato bene, sulla croce dei crociati c'è Satana dei satanisti, ragazzo. Il mondo è in mano agli extraterrestri. Il mondo è in mano agli extraterrestri. L'ambulanza porta le anime all'inferno, senti. La prove sono schiaccianti, cioè secondo voi sull'ambulanza che ci vanno i feriti e la gente sta per morire, io metto l'emblema del diavolo, di Satana, il serpente, perché portano l'anima, viene portata l'anima a lui, ragazzi, è tutto così, non ce n'è, ma arrivano i conti, perché io il re dei re, quello vero. Gli extraterrestri hanno rubato il corpo alla razza umana, questa è la cosa più divertente, senti. L'85% sono extraterrestri che hanno rubato il corpo alla razza umana e sono insidiati, hanno in mano tutto: carabinieri, finanza, polizia, giudici, avvocati. Magari hai in casa tua sorella che è un extraterrestre, magari non lo sai, caro. Ma non è così che un extraterrestre è la sorella, al massimo la rompi palle. Ma chi magari è a casa tua entri e davanti c'è Natania che è un extraterrestre e non lo sai. Ma non è un extraterrestre, è mia moglie. Ma che cosa vuol dire? Che dite? Che cosa senti, dite? Tu sei a casa e c'è una sorella o un fratello, e magari un extraterrestre ha rubato il corpo. Ma no, capito? Non è fisicamente è tuo fratello o tua sorella, ma all'interno non c'è più tua sorella, è rubato, gli ho portato fuori l'anima dal corpo. Va bene, proverò a dirglielo stasera, vediamo cosa fa. Mi cambia, se glielo dico, lei lo mi sa, cambia, che è un extraterrestre, mi cambia la serratura di casa, e farebbe bene se dicesse così. Me lo dice sempre, lei, questo programma ti ha reso pazzo, lo dice sempre. Se adesso tornassi a casa e dicessi: guarda, mi hanno detto che probabilmente qui a casa vive un extraterrestre, cosa accadrebbe secondo te? Ma cambierebbe la serratura subito. Roba la mano. Dai, dimmi Guido, dimmi. Dimmi Guido, no, io volevo solo dire tutto sbagliato, no, ma è così, cioè non va bene. Marco Sant'Angelo Lodigiano, vai, dimmi. Ciao Cruciani, io chiamo per Alessandro Dacco, il re dei re, chi è il re? Ah, è quello là della croce di ieri sera che abbiamo mandato negli audio. C'è poco da prenderlo in giro, perché i conti arrivano salati per tutti adesso. Sì, adesso arrivano capito. I conti salati per tutti. Anche tu sei convinto che gli extraterrestri hanno praticamente si sono appropriati dell'identità di un sacco di persone in Italia? Conquisteranno tutti, adesso conquisteranno il mondo, saranno cazzi vostri. Ma chi? Ma che prendiamo in giro? Ma che sei, un suo seguace? Chi sei tu? Il re dei re? Ma chi noi è questo re dei re? I seguaci del re dei re. Ma sei semplicemente un coglione, tu non sei nessun seguace. Arrivano di nessuno. Arrivano i conti salati, arrivano per tutti, Cruciani, vengono a prendere anche te. Ma adesso chi viene a prendere? Chi sono questi? Gli extraterrestri? Voi, chi? Voi siete i satanisti, siete. Noi siamo i satanisti. Io non ne posso va bene, non ne posso più di sentire queste cose sui satanisti. Non ne posso più. Va benissimo. Libertà. Ma è libero. Poi facciamo ordine, perché la gente non capisce. Chi sarebbe il re dei re, Marco? Alessandro Dacco, da Sant'Angelo di Giano, è re dei re. Sì, va bene, ma questo non vuol dire né perché il re dei re. Perché è soprannominato il re dei re? Spiegami. Lui è il nostro re, perché lui ci salverà da tutto. Sì, ma perché chi è questo qua? Io non sapevo che fosse soprannominato il re dei re, questo Alessandro Dacco. Semplicemente ha trovato un numero di telefono con un signore. Cioè, tra l'altro abbiamo mandato solo gli audio, magari più tardi lo chiamiamo. Chiamatelo, perché spiegherà tutto lui. Scusi, ma lei è convinto che la croce, quella presente sulle ambulanze, i satanisti. Cruciani, non ti sei mai chiesto perché nell'arcobaleno manca il colore indaco? No.
No, me lo sono chiesto, scusami, ma non me lo sono chiesto. Io non sapevo che esistesse una banda di cretini dispostati a Sant'Angelo Lodigiano. No, ma questa gente noi ascoltiamo tutti, per carità, ascoltiamo tutti. Io non capisco ancora chi sono i satanisti, per esempio. Per chi ha votato lei, scusi, alle ultime elezioni, gentile amico dell'Indaco? Per chi ha votato lei alle elezioni? Chiamate Alessandro Dacò, chiamatelo, sì. Io ho votato Dacò. Sì, no, ma Alessandro Dacò è uno spostato, Alessandro Dacò, non è una persona, non mi è sembrato ad un primo contatto con quello che ha detto, non mi è sembrato una persona razionale. Poi per carità, quando arriveranno i conti, poi saranno cazzi ma tuoi. Ma chi? I conti di chi? Roba da pazzi, ragazzi. Fermi tutti. Leggi come mai prima. Allora, caro Parenzo, nei giorni scorsi abbiamo mandato in onda alcuni audio molto interessanti di un signore che si chiama Alessandro Dacò, Sant'Angelo Lodigiano, detto il re dei re. Detto il re dei re. Abbiamo ricevuto un sacco di telefonate da questo luogo. Detto il re dei re. Oh, chiamiamo, vai. Ciao, dimmi. Oh, Alessandro. Ciao, dimmi. Senti, questi video su internet sono molto interessanti, quelli in cui parli degli illuminati, dei crociati, dei satanisti, degli alieni. Sì. Comunque per fare il giornalista o così devi essere uno di loro, se no non finisci in televisione. Cioè uno di loro di quali, di cosa? Nel senso degli extraterrestri che sono sulla Terra. Molto bene. Questo è il mio pensiero, perché il 90% sono di loro, c'è tutto in mano loro. Cioè gli extraterrestri hanno in mano il mondo? Sì. Ma spiegami questa cosa, è molto interessante. Uno che dice che il mondo è in mano agli extraterrestri, cioè che siamo tutti le persone di potere sono tutti extraterrestri, giusto? Sì, 85-90% hanno rubato il corpo alla razza umana perché non è protetta. È successo qualcosa al re degli umani, che è l'Indaco schiarito. Infatti, se guardi bene, era stato tolto l'Indaco schiarito dall'arcobaleno. No, spiegami, io non riesco a fare il collegamento tra gli extraterrestri che si sarebbero impadroniti sostanzialmente della Terra, cioè o comunque dei gangli della Terra, del centro del potere della Terra, e l'Indaco. Cerca di fare un collegamento, perché sennò non lo capisco, scusami. Allora, praticamente, se tu guardi allora, secondo me, tutti gli antenati della razza umana, che è l'Indaco schiarito, alla prima morte finiscono nel corpo animale. Sì. È successo qualcosa, o per gioco, o sotto qualcosa, per un patto, il re ha firmato, quindi tutti gli antenati finiscono nel corpo animale. Sì, dubito. Perché io poi ho visto che dall'arcobaleno era stato tolto l'Indaco schiarito. No, è Parenzo che è molto scettico nei confronti di questo. Quale re? Però scusami, Alessandro, spiegami un attimo. Sì. Quando dici che il mondo è in mano agli extraterrestri, Parenzo, non è scettico, incazzato. Bisogna spiegarlo meglio questa cosa qua. Tu fai anche un riferimento alla croce che c'è in un'ambulanza. Che c'entra l'ambulanza? La croce dell'ambulanza? Ti spiego, perché se tu guardi c'è una X e c'è la croce che è della croce dei crociati. È la stessa che c'è in farmacia, il verde dei satanisti. E dunque? Che sono due forze che hanno fatto la pace. Lo stemma dell'Alfa Romeo. Sì, ma che c'entra questo stemma dell'Alfa Romeo con chi comanda il mondo? Mio Dio, lo stemma dell'Alfa Romeo. Perché sono le tre forze. Tanto lo so che tu mi chiami, tanto siete di voi, tanto ormai il discorso è che tu mi puoi spiegare quello che vuoi. Il giorno l'ora arriva, capito? Non scappa nessuno. Adesso quelli che escono dal corpo vengono presi. A breve tutto il mondo andrà in guerra. E tutti perdono tutto, sia i soldi che le proprietà. E alla fine, quando si riempiranno i cieli, non c'è scampo più per nessuno, perché venite bombardati tutti. Quindi, e cioè, anche se io vengo a fare un'intervista, mi puoi spiegare quello che vuoi, siete tutti di loro. Cosa ti devo spiegare? No, ma io sono qui ad ascoltarti, caro Alessandro. Siamo qui. Siamo qui in radio, ma cioè io sono un extraterrestre secondo te? Cioè io sono in mano agli extraterrestri, spiegami. Il 90% hanno gli eoni e quindi loro si vedono. Gli eoni, un eone è 10.000 anni. E quindi loro si vedono in infrarosso, vedono l'altra persona. Se è bianco sei umano, perché vuol dire che non sei. E invece iniziano dal colore, da arancione diventano più scuro, fino al viola, poi diventano un bordeaux fino al marrone, quello più scuro. Cos'è sta roba dei colori? Però scusami, dobbiamo far capire alla gente, caro Alessandro, bisogna far capire tutto. L'umano, sapete cosa so io? No, lei non lo sa. Io una cosa la so. So che mi stanno fumando i coglioni. Sì, questo lo so. Ho capito. Sì,
ma da morire, mi fumano i coglioni da morire. E no, no, questo è un fatto. E che non vuole riconoscere quello che dice D'Accord, questo è il punto. Non posso riconoscere un delirio di uno stemma della Croce Rossa, dell'Alfa Romeo, del cazzo e ricazzo. Mi fumano, questa è una certezza. Ma non c'è da combattere, c'è da chiamare. Adesso dice che non vuole combattere con noi. Ma non c'è da fare di combattere. Combatti! Ma non c'è da combattere. La vita, perché le trasmissioni non è tutto combattere, anche riflettere, ragionare, nel suo caso curare. Comunque però, ragazzi, curare. Alessandro D'Accò, il re dei re, Sant'Angelo Lodigiano, tenetelo bene a mente. Fabio da Roma, vai. Fabio, dimmi, veloce, vai, dimmi. Dimmi, Fabio.